Tante musichette che rompano le balle. Mi devo aumentare anche un po' l'audio, se non sento un cazzo. Allora, io nelle ultime robe dove si doveva scegliere un personaggio ho scelto sempre una donzella, non ditemi perché, ovviamente per quanto riguarda i giochi di guida. No, più tardi. Scegli un rottame da restaurare. Ma la Madonna, il rottame da restaurare. Lamborghini Countach, Dodge Charger, Nissan Silvia. Tac, assolutamente Nissan Silvia. Sì, confermiamo. Noi non bisogna, non dobbiamo ignorare, non dobbiamo ignorare. Yas, è tutta l'estate che lavoriamo a quest'auto. Fammela guidare un po'. Sì, ok. Vacci piano, però. Non voglio sorprese. Piacerebbe guidarla anche a me, ecco. Vediamo quanto Thank you spingi. very much. Schiaccia quel pedale. È Lo veloce, schiaccio Yas. tutto. Curva in arrivo. La vedo. Ok. Bravo, una derapata. Diciamo no. Madonna mia che hanno messo anche le derapate. Proprio come Curva, farmi curva, passare la curva. voglia. Terza e tocca al freno. Aia. Ma adesso dobbiamo capire come si fa. Ma non è che devo tornare indietro adesso per fare sta roba? Perché sicuramente non ce la farò. Ecco, già il fatto della derapata mi fa cagare. Buona mano Perché non so cognita. perché, cioè, sono arrivati a un Avviti, punto non dopo credo di non sono poterle più stati capaci, fare. secondo Le ho me, in certi vinte in quel videogiochi, soprattutto maledetto. quelli Chissà, dell'Electronic forse Arts, domani non se ne sono più vanno stati tutti. capaci a fare le derapate. Oh, che ti so. Oh, bene, hanno messo il nitro che quando molli si blocca. Buono. I Sono l'odore like it. del vetro. È il profumo che sentirei quando taglieremo il traguardo. La fiducia non ti manca. Alla Madonna! Quest'auto è dinamite pura, Yas. Ovviamente si Per quei chiama mesi di Nitro perché burrone, hanno, credo, capito abbiamo che sempre costavano di contato più i con questa. diritti per E ora ci mettere mettiamo la a scrittura rigirare. NOS, dato che NOS è il nome del Nitro. E ho fatto già la prima Alla botta! prossima. Ah, ma siamo in due sull'auto! Cacchio ne so io! Yo. Check it out. Ma Check guarda, it la out. comunità delle corse clandestine di Lakeshore al gran completo. Wow. Ci pensa? Incredibile che in ogni Finalmente zona, siamo ogni in città campo dove e non più andiamo in ci devono panchina. essere. Praticamente io sono uscito da casa. Accumulo di nitro speciale. Salta, derapa. Guida in sci e sfiora la collisione. Ok. Praticamente io sono uscito per fare la mia passeggiata clandestina tranquilla. Quando a un certo punto stavo Probabilmente passando ti sulle fa strisce cadere. pedonali. Avresti mai detto che ce E l'avremmo? se non c'era un'altra persona che mi Magari diceva, non guarda, avresti fermati avuto un l'opportunità attimo, di essere qui adesso. sei stato Una messo volta sotto da quest'auto. questa Proprio sintonia quest'auto è qui, partita proprio come se con una fosse velocità che un'onda. pareva Tutti proprio. vanno, tutti vanno. Pareva Ehi, balla, signor proprio. Tizio. Deve essere l'auto. Pareva proprio una catapulta proprio. Dai, che Come verrà dobbiamo a noi? far su il nostro tio speciale. Facendo tutte le robe. Aia. La Madonna, le robe che volano di qua e di là. Aia, le botte.
contromano nostro speciale, eh? What? Allora, se devo essere sincero, graficamente non lo so. Aiuto. Da quando c'è... c'è il coso? Ci sono le persone? Non me le ricordavo io le persone in giro. Graficamente, sinceramente, sono un po' sbigottito. Ma nel senso che, sinceramente, non so capire effettivamente se... graficamente sia un bel gioco o meno. Non lo so. Sinceramente, boh, sarà la palette di colori usata, anche le varie cromature estetiche, eccetera, eccetera. Lascio perdere tutte le cose extra che saltano fuori, quello è a livello artistico di design. Mo fuga. Ok. Boh, non lo so, mi sembra molto strano graficamente. Dopo non so se magari ci sia anche la... il fatto che, essendo in accesso anticipato questo qua, magari deve uscire ancora un'altra cosa, qualche altra patch, aggiornamento, eccetera. Mamma mia, che vi superano tutti i bastardi! Madonna! Madonna dell'incorona, levati! Christopher Nolan! Tutta una questione di riflessi. Non sapevo nemmeno che li avevi. Ma è sparuto. Ottima quello là. Però, ottima meccanicatura. Su serio. Lakeshore non è pronta per tanta genialità. Parole loro. Via levate! Mamma mia che babbo lala! La velocità che prendono quelli lì. Aia! È la puttana Eva. Vabbè che io però. Ce la farebbe anche a metterli sotto, eh. Cioè, non è questo il nostro obiettivo, però. Levatevi! Indistintamente salute a tutti! Siamo quasi al ponte. A tutto gas. Cazzo. Aio! Non so se me lo sento. Le parole! Salto col ponte! Vecchio stile. Your bitch, this is Need for Speed Unbound! Wow, non vedo l'ora di fare derapate in quella cazzo di curva! E di andare a finire con tutti questi truzzi metallari che non sono metallari! Wow! Siete maggiorenni almeno? Yo, motherfucker bro! Vieni qua che ti batto 5! È tempo di gareggiare! Io sono Codesta, slash Codesto! E tu devi stare molto... ah! Basta, io non corro più e faccio quello che fa partire le gare, va bene? Va bene. Purtroppo è la vita così. Se deve partire sempre dal garage, sempre. Se deve da partire, sempre dal garage. Martin Aston. Soltanto noi possiamo liberare la nostra mente. Oh, finalmente sono riuscito a leggere che cacchio c'era scritto sulle auto. Quindi adesso mi devo inculare una di queste, eh? Perché ma gli ultimi Need for Speed che mi ricorda. Cioè, iniziano sempre tutti uguali, eh? Con sto cazzo di garage e un mucchio di soldi. Cavolo! Beh, allora che ne pensi, capo? Non è affatto male. È anche un profumo inebriante. Io adoro quando l'odore di benzina mi riempie le narici. Spiega molte cose. Ah, non riesco a crederci che avete trasformato il mio vecchio catorcio in questo splendore. Beh, credici, Lakeshore stiamo arrivando. Cosa? È del tutto legale. Certo, io sono LeBron. Sentite, non vi dirò di non gareggiare. So che cosa significa provare quel bisogno di... Sì, il bisogno di... Bisogno di cosa? Sono i fumi della benzina. Fatemi solo un favore.
Non gareggiate con quella gentaglia di Siri Lights. Scusa, ma non vieni anche tu da là? Già, perciò conosco quegli stronzi. Non hanno buone intenzioni. Raiden, hai sempre detto che sono bravissima a giudicare le persone. Mai detta una cosa così. Che c'è? Non ti fidi più di me, eh? Pensate a vincere, ok? Woohoo! Dico sul serio. Non solo parole, ma fatti. Fatti, non pugnette. Me lo sento. Questa è la serata giusta. Ora le serve solo un nome. Come un nome? Ma a prima opportunità la cambio subito. Questa qua la mando in rottamazione. Cazzo, me ne frega di me. Ma da facca, andiamo al nostro primo evento. A far casino. Corsa clandestina. E grazie mille per mettermi in sottofondo quella bella musichetta qua, che non mi farà mettere il titolo sul canale di qua di là. Toc toc toc. Vai. Sperando che non si senta tanto bene la canzone di musica. Noto che questo sia, credo, un campionato femminile, dato che ci sono soltanto donne che guidano. Perché uomo al volante, aiuto, cagata all'istante, ecco. Come potete ovviamente vedere. Dobbiamo stare attenti alla musica. È la puttana della sorella di questo qua che va in giro con camioncino. Dobbiamo stare attenti alla musica, dobbiamo stare attenti a queste qua che parlano e dobbiamo far sul nos. E tutte le robe. È un giro? Ah no, è a sprint, Cristobal. Sono contenta che ci sia tu in Ok. Perché queste parlano? Perché io schiaccio il freno? Quando non mi chiamo Filomeno? Salve! No! Mi sono già schiantato troppe volte. Devo far sul nos. Buongiorno a tutti! Sono ultimo! Non so cosa succede se arrivo ultimo, se devo rifare l'evento, se faccio schifo. Qua hanno chiamato la polizia. Aia! Non è colpa mia! Che è quel rumore di lamiera che manco... che manco lo strike nel bowling. E che due valle. Sono sul risultato di 2-2. Lo devo ancora finire. Ah, sono andato proprio a pelo con una partita. Però ho un ultimo tentativo per arrivare al grande traguardo dei Cristoforo Colombo di 1000 gemme sbloccate. Sarebbe proprio il mio obiettivo prefissato. Ma quindi la ricomincio. No, che cos'è? Sì, con una vittoria la posso prendere subito direttamente. Sì, assolutamente. Con una vittoria e... ringraziamo Eliza Legsdina Curse for You, che ci farà bannare il canale Twitch. Dobbiamo vincere, maledizione, con questo grande gara al fabbricato. Ma c'è la partenza perfetta stile Mario Kart, no? Cara mia, abbiamo anche una macchina, no, che adesso non vorrei dire una macchina di merda, perché l'ho scelta io. Dobbiamo potenziarla. Che altro, dobbiamo stare un attimino attenti a non schiantarci di qua di là. Così è già meglio, soprattutto quando mi ricordo i tasti che devo schiacciare. Come così è troppo facile? Ho perso prima. Cioè, in realtà non è vero, cioè, voi non vedrete la sconfitta. Io porto dei contenuti verite. Sono il terzo posto. Dovrebbe caricare un po' di nos. Ma la madonna è derapata quanto mi fanno schifo. Purtroppo, ripeto, è da anni che sui Need for Speed... sinceramente, boh, hanno perso la cognizione di fare il gameplay della derapata. Cioè, non mi piace neanche un po'. Purtroppo. Non so se mi conviene.
Ovviamente adesso stanno già uscendo nuovi rumor col fatto che questo studio qua che ha fatto questo Need for Speed è quello da Criterion. Se non conoscete qual è l'altro grandissimo gioco di guida che ha fatto Criterion, siete da arresto. E ci sono già iniziate le voci di corridoio che potrebbero lavorare non a un altro Need for Speed, ma appunto a questa altra serie che spero con tutto il cuore la Electronic Arts non chiuda, mortacci loro. Però mi sto riferendo a Burnout. Segna magnifica, mi va bene anche il secondo posto. Cioè, basta che noi non dovevamo vincere, ecco. Spaccato tutti i vetri. Yo, motherfucker, I am second. Oh, però ci siamo pigliati i pippi, eh. Buono. Allerta bassa. ACAB. Ah, ma i vetri rotti proprio. Bello. E mo? Ah, non mi tocca ritornare da Mr. Car... Che è questo? Che fa quello lì? Ah, sono io! Quella gara aveva qualcosa di strano. Mancava un po' di stile, capisci? Tu non sai neanche dove sia di casa lo stile. Ma per favore, ti sto facendo guidare solo perché non avevi niente da fare. Ah, ma che dici? Oh, le parole! Mettermi in posa sul cofano, essere affascinante, solita roba. Fidati, quando sarò io a gestirle, quelle gare saranno... Ecco, mi sarebbe molto piaciuto poi ricominciare una storia e prendere il personaggio maschile e sentire se dice le stesse robe. Ambizioni tipo migliorare il tuo stile una buona volta? Io ho sempre un piano. Ma la madonna, dove devo andare? Che... No, cioè, non voglio sfondargli... Quali recinzioni? Sono pronta a intervenire per la ricostruzione di Lakeshore. Perché una città è forte solo quanto lo sono le sue fondamenta. Ovviamente ci deve essere la sindaca. Rappresenta quelle fondamenta. Sponsorizzato da Edilizia Lungolago per riportare Lakeshore al suo splendore, una sede aziendale alla volta. Eravamo di giorno, adesso c'è la notte. È giunto il momento di scendere dalla massa, dare un'occhiata agli effetti di guida disponibili. Oh, la guida non è stata poi così male. Voi due siete gli effetti? A proposito di Vittorio, gli effetti non modificano. Quelle nuove auto qui fuori. Un cliente ne vuole una pronta per domani. Serve il tocco magico di Jasmine. Nessun problema, capo. Me ne occupo stasera. No problem, bro. Però quelli più belli li mettono giustamente. Perché questi qua mi sembrano abbastanza, che non dico tutti uguali, però. Questo. E sblocco anche gli obiettivi, wow. Tag. Ah. Oh, c'è clacson. Non è vero. Ma che è? Cazzo, sono gli orsi collezionabili? Ma io credevo che fosse cosa del clacson? Minchia, però già sputtanare tutti i soldi che ho comprato non mi sembra molto... Vorrei cambiare colore, ecco. L'unica cosa che mi vengono in mente tantissimo i momenti in cui Need for Speed Underground 2 per la GameCube, se mi sbaglio, l'avevo giocato, che avevo fatto una macchina spettacolare. Credo di riuscire sinceramente ad andare a riprenderla, soprattutto per fargli una foto, perché... Che cazzo faccio poi a ficcarla da parti? Ma il fatto è che manderebbe bene sto grigio. No, ma... Sì, applica, ok. Ma non posso mettere anche i disegnini? Un altro obiettivo.
Oh, la roba della community, bravissima. Che ringraziamo tantissimo la community che fa ste robe, che così almeno non stai lì te a smadonnar dietro. Molto bella questa. Faccio più popolari. Oddio, questa più popolare, però mi sembra abbastanza anche normale. Metto questa, sti cazzi. Posso scaricarla? Ok, buona, bella. What? Ma assolutamente, io per il clacson spendo tutti i money. Oh, i neon, bravissimo. Devo fare sui soldi per i neon. C'è un cazzo da fa. C'è un cazzo da fa. Però non ho capito come sono messi sti cazzo di neon. Ah, che si accendono. Madonna, che fastidio quelli che si accendono. Cioè, sono proprio fastidiosi. Onda rosa. Ah, ok. Palamadonna. Spesso gli eventi notturni permettono di guadagnare più soldi, ma a livello di allerta si alza più facilmente. Il livello di allerta viene mantenuto durante il passaggio dal giorno alla notte. Quando torni a Grange di notte, la tua allerta viene azzerata. Wow! E tra l'altro nello stesso posto dell'altra volta.